Questa era la pasta per il piccolo Lello. Affamato, cieco. No aglio, no peperoncino, no pepe. Ditalini al pomodoro. Un piatto con una grande storia alle spalle. Ora ve la racconto. Ma perché questo piatto? Perché i ditalini rigati mi ricordano un momento particolare della mia vita. La mia mamma veniva a prendermi a scuola e mi portava dal dentista. In quei 20-30 minuti di tragitto in cui avevo tempo giusto di mangiare, mi portava all'interno di un termos questa pasta con questo sugo pazzesco e buonissimo. Mettiamoci all'opera. Peliamo una carota, sedano, cipollina, non troppa. Andiamo in padella, olio, pizzico di sale, facciamo andare il soffritto, allunghiamo con i pelati, poi quando è tutto ben cotto, frulliamo finché non otterremo una crema. Nel frattempo, ditalini in acqua bollente salata e poi uniamo il sugo alla pasta che sarà cotta. Olio, buono, mi raccomando. Verdure, sale e facciamo andare. Cucchiaio di legno. No aglio, no peperoncino, no pepe. Questa era la pasta per il piccolo Lello che fuori da scuola, affamato, cieco, incavolato, nero, non voleva andare dal dentista ed era l'unico modo per farmi andare. La Marghe già lo sapeva. Dentro i pelati, 10 minuti e poi frulliamo. Sale grosso e caliamo la pasta. Mentre gli italini vanno a cottura, prendiamo adesso il sugo che è andato per una buona quindicina di minuti e lo frulliamo. Basilico dentro, ancora un filino d'olio e frulliamo. Sono commosso. È lui! È lui. Torniamo in padella, scogliamo gli italini e mettiamo tutto nel termos. Ragazzi, la pasta è pronta, la mantecchiamo con un filo d'olio e un pochino di grana padano e poi andiamo all'interno del termos. Va bene. Momento finalmente è arrivato, quella sensazione, quei ricordi, no? Il termos pieno di ditalini al pomodoro, ragazzi. Cioè, questa per me è l'infanzia. Foglia di basilico, grattugiatina di parmigiano. Questo non avveniva in macchina, chiaramente, ragazzi. È un di più che faccio per voi. Voglio dire grazie alla Marghe, che come mamma è stata una grandissima cuoca. E non solo. Assaggiamo. Io sono un po' emozionato perché mi ricorda una super pasta, è un bel momento della mia vita, quindi